Ciao a tutti, bentrovati e benvenuti in questo nuovo video. Video su come sconfiggere l'Arius Academy a livello 50 su Inazuma Eleven Victory Road. Sembrerebbe una partita virtualmente invincibile, visti i grandi valori che riesce a generare Dvalin, portiere della squadra. Lui arriva oltre 8000, noi invece poco più di 1000 con anche i tiri a catena. Sembrerebbe che l'unico modo per riuscire a segnare sia quello di tirare più volte in porta fino a che non gli scarichiamo completamente la barra dei punti e poi quindi segnare. Nel frattempo però dobbiamo stare attenti anche a non subire l'assalto della squadra avversaria e quindi non sempre riusciamo magari a fare tiri a catena o di tiri speciali. In realtà uno dei modi, se non l'unico, per sconfiggere l'Alius a livello 50 è di non usare le tecniche speciali di tiro. Sembra quasi un controsenso in un gioco che punta tutto sulla spettacolarità delle tecniche speciali non usarle per tirare e segnare. È proprio questo il punto, non usarle. Ma perché non bisogna usarle? Perché ci serve la barra della tensione carica al massimo. Ma che significa? La squadra che ho usato io per sconfiggere l'Alius è quella che una volta era chiamata squadra dei tiri portentosi, che oggi però è stata nerfata perché tutti quanti i giocatori di questa squadra hanno le passive molto più deboli rispetto a prima, e per fortuna, perché sennò era impossibile giocare online con questa squadra. Facevi un gol portentoso, si disconnettevano tutti. Oggi invece le passive sono state riviste, quindi è un pochino più gestibile la situazione, ma ci serve non proprio questa squadra, ma una squadra simile a questa. L'importante è avere un giocatore specifico, cioè Bailong. Bailong è forse il giocatore con l'attacco più alto dell'intero gioco al momento. Potete poi potenziarlo con le attrezzature, vengono chiamate nel gioco, gli equipaggiamenti che conosciamo tutti. Vedete quelli che più vi interessano per aumentare l'attacco e assegnateli. Un altro nostro punto a favore sarebbe avere la squadra tutta al rango leggendario. Non è necessario, però, se riuscite ad avere quei giocatori che servono appunto per le passive ad avere il rango leggendario, è molto più semplice riuscire a fare cosa? Dei tiri portentosi, che è l'unica maniera per riuscire a segnare a questa squadra. Ad ogni modo, se volete copiare questa squadra, liberissimi di farlo, non è che è brevettata, c'è un brevetto sopra. Se volete usare altri giocatori, ricordatevi che il giocatore chiave però deve essere Bailong. Se il centrocampo è complementare all'attacco, però Bailong in questo caso dovrebbe stare più sull'ala, dovrebbe fare l'ala e non correre proprio attaccato alla fascia, ma quasi, perché deve avere la visuale libera per segnare e scatenare tutto il suo potere. Il problema sono sempre i difensori che si avventano sulla palla anche se sono distanti, come dei condori in picchiata sulla preda. Purtroppo funziona così, saltano, fanno un balzo grandissimo e arrivano sulla palla per bloccarla. La squadra avversaria ovviamente cercherà di arrivare nella nostra area per tirare e segnare quasi sicuramente. Uno dei modi per bloccarla quando sono già in area è cercare di colpire le gambe, in realtà vanno sulla palla, dell'avversario. In questa maniera fermeremo il loro assalto, non potranno neanche tirare, passiamo la palla in avanti e via. Se non riusciamo però a farli arrivare in area è ancora meglio. Ma come, vi chiederete voi? C'è un modo? Sì, questa maniera è il metodo del gambero, l'ho chiamato io così, non ci fate caso. Il metodo del gambero consiste nel: ho il giocatore davanti a me che vuole superarmi, io devo bloccarlo, che faccio? Inizia lo scontro. Noi ci spostiamo a destra o a sinistra per cercare di intercettarlo e non farlo passare. E non dovremmo fare così, dovremmo farci indietro. Se ci facciamo indietro quando l'avversario proverà l'assalto che fa lo scatto per passare, in realtà non avrà manovra, non avrà spazio per fare manovra e si pianterà al centro del campo. Sta fermo lì con la palla che se la gioca tra le gambe, tra i piedi, sembra che faccia tipo la tarantella, ma non sa cosa fare, si blocca e a quel punto, quando scade il tempo, tasto B e gli freghiamo la palla. Semplicissimo. Funziona sempre? Quasi. Io l'ho attuata nel secondo tempo perché nel primo... non lo so, ho fatto così. Se da una parte però li blocchiamo l'azione sul nascere, dall'altra parte dobbiamo comunque segnare. Quindi, come vi dicevo, Bailong e tiro portentoso. Come si fa a fare quasi con certezza un tiro portentoso? Ovviamente con i giocatori che servivano una volta per fare tiri portentosi, che ora hanno molta meno probabilità di riuscirci, ma ci serve la barra della tensione caricata al massimo. La barra della tensione caricata al massimo è essenziale per fare un tiro portentoso. Se c'è la possibilità di fare un tiro portentoso,
noi consumiamo la barra della tensione. È come se facciamo una tecnica speciale, ma senza farla, però diventa tiro portentoso e il nostro attacco si somma alla parata del portiere e riusciamo a sfondare la difesa. È fantastico. Sono riuscito a fare ben 3 tiri portentosi, o meglio 3 gol con 4 tiri portentosi. Il quarto non l'ho fatto perché ha tirato Fei, e Fei è di elemento foresta, mentre il portiere è di elemento fuoco. Immaginatevi ora se Bylung era elemento montagna e non vento, quanto valore aggiuntivo potevo fargli. Quindi l'elemento sembra essere tornato di moda in questo Inazuma Eleven. Dico che è tornato di moda perché su Chrono Stones e Galaxy io non ho visto alcuna differenza tra lo scontro di elementi. Devo essere sincero, magari non me ne sono accorto, magari c'è, io per quello che ho passato io non l'ho vista. Poi magari sbaglio, però quella è la mia esperienza. Quindi l'elemento conta. Quindi per concludere, Bylung in attacco, cercate di fare il metodo del gambero, ovvero spostarvi indietro quando l'avversario vuole fare uno scontro diretto con voi, che quasi sicuramente lo perde, e barra della tensione carica al massimo per tentare il tiro portentoso. E mi sembra di aver detto tutto. In realtà potete anche provare con altri giocatori che aumentano l'attacco degli elementi differenti a loro, quindi se sono vicini magari Bylung prende un po' di potere in più. Certo, non è che Bylung è per forza il dio sceso in terra e può farlo solo lui. Io ho segnato molto più facilmente e solo con Bylung. Magari voi riuscite a segnare con qualcun altro, oh ben venga, usate chi vi pare. Però ripeto, per me Bylung è l'unico con cui sono riuscito a segnare su 15 partite. Lui è stato l'unico. L'unica volta che ho segnato senza Bylung era un rigore. Le altre volte ho perso sempre, mai un gol. L'unica cosa che magari non ho detto ma che potrebbe esservi utile è il livello della squadra. Io non ho tutti al 30, però se andate con una squadra tutta a livello 30 avete altro valore aggiunto ai tiri, alla difesa, alla parata, a quello che vi pare. Però, insomma, tutti sopra i 25 ve lo consiglio. Se non sbaglio poi ci sono anche Bellatrix e Dvalin stesso che aiutano nella partita per riuscire a fare gol. Quindi magari provate anche quei due, io non l'ho provato perché mi sono trovato bene con questa squadra. Però voi fate come volete, ve l'ho detto ragazzi, la scelta è vostra. Ad ogni modo, per questo video è tutto, spero che vi possa essere d'aiuto per sconfiggere questa famigerata Alius Academy a livello 50. E in descrizione trovate come sempre tutti i link utili. E ci vediamo, ovviamente, al prossimo video. Ciao!